la lunga marcia della Fabi. Grazie. La lunga marcia della Fabi, dicevo, iniziò 75 anni fa, era una domenica di dicembre, era il 19 dicembre del 48, pochi giorni dal Natale, in una giornata di sole milanese. Sappiamo che in quel 19 dicembre del 48, per uno strano segno del destino, soffiava a Milano un caldo vento del nord, il Föhn, da non confondere con la tramontana, anch'essa proveniente da nord, ma molto più fredda e ostica. Il Föhn nasce nelle regioni alpine ed è prodotto dall'alta pressione che spesso domina d'inverno sulle Alpi, in coincidenza con la presenza sulla pianura padana di un'area ciclonica. Questa combinazione di elementi si verifica al massimo 2 o 3 volte all'anno. Pensate voi che scherzo che ci fece la natura il 19 dicembre del 48 in un periodo tradizionalmente abituale per la tramontana, soffiò invece quel giorno il vento caldo del nord, il Föhn appunto. Un segnale? Un avvertimento? Un presagio? Un segno del destino? Siete voi a decidere. Insomma, fu proprio il destino di un'idea a farci innamorare dell'autonomia. Nacque d'incanto così la Fabi, che progressivamente, come il Föhn, si estese in tutto il territorio italiano. Fu insomma il destino di un'idea e di una iniziativa che dal 19 dicembre del 48 ci ha fatto volare fino ad oggi qui a Roma il 12 giugno del 2023. Agli occhi della gente, della pubblica opinione, eravamo già allora dei privilegiati. Stipendio fisso ieri, stipendio fisso oggi. Così sostengono ancora in molti quando vogliono colpirci, perché non avendo il coraggio di colpire alcuni vertici delle banche, colpiscono noi. Chi erano, insomma, i nostri padri fondatori? Un drappello di visionari? Di sognatori, di folli o di creativi? Anche qui lascio a voi la scelta. Sta di fatto che fondarono la Fabi, l'organizzazione sindacale autonoma dei bancari italiani, costruita sui SAB, che a prima vista sembrava quasi una sigla di eversivi, ma invece erano e sono i sindacati provinciali autonomi dei bancari. Insomma, l'autonomia nell'autonomia, un po' come la provincia dell'Ulster, nell'Irlanda del Nord, che prese a suo tempo le distanze dagli estremisti irlandesi del Sinn Féin, i padri dell'autonomia in assoluto, perché considerate, pensate voi, troppo dialoganti e deboli con gli inglesi. I meno giovani se lo ricorderanno, in quegli anni i licenziamenti erano all'ordine del giorno, si entrava alle 8 della mattina e si usciva sempre alle 20 di sera. Lo straordinario non solo non era pagato, ma era imposto. E le prevaricazioni dei signorotti e vertici delle banche erano diventate purtroppo abitudini. Serviva un sindacato autonomo di categoria, distante dai partiti e dai loro condizionamenti, che già nel 1948 si facevano sentire. A quel tempo, e per molti anni ancora, il rapporto fra sindacati e fra politica e sindacati confederali si chiamava cinghia di trasmissione. Era un perfetto corridoio per trasformare il dissenso in consenso elettorale. Non era mica un caso poi che a fine carriera molti sindacalisti si ritrovassero in Parlamento. Serviva insomma un sindacato nel quale l'autonomia
fosse al pari della purezza interiore e intellettuale di quegli individui. Chi svolge attività sindacale alla Fabi è un predestinato, vive al di fuori delle quattro stagioni della vita: primavera, estate, autunno e inverno. Vive soltanto per la Fabi, ma è come se si rapportasse o fosse rappresentato dal mese di settembre, il mese dei ripensamenti sugli anni e sull'età, che, come cantava David Bowie, dona sempre settembre il privilegio della perplessità. Noi le nostre certezze ce le siamo sempre costruite sulle nostre incertezze. Poi si passò dall'idea all'iniziativa, alla tutela per l'intera categoria, perché, come sappiamo bene, mai niente cade dal cielo per grazia divina. Senza rischio, senza metterci la faccia, è impossibile che le situazioni prendano forma. I nostri si inventarono così il primo contratto nazionale per la categoria. Il 14 novembre del 1949, era un sabato, da soli, ripeto, da soli, sottoscrivemmo il primo contratto nazionale per le lavoratrici e per i lavoratori bancari, con Assicredito, l'ABI di oggi. Saluto il presidente Patuelli. Decidemmo così di andare incontro al nostro destino, come due amori che nascono, come due persone che si innamorano nei primi 7 secondi, senza nemmeno rendersene immediatamente conto. La leggenda prima, ma la storia oggi, raccontata che ci si innamora sempre nei primi 7 secondi, è un fatto scientifico e provato. In quei 7 secondi succede di tutto, anche se noi non ce ne accorgiamo subito. Anche per noi, quindi, i nostri primi 7 secondi furono fatali, perché, come i grandi amori, nacque qualcosa destinato a durare nel tempo. D'altronde, lo sappiamo bene, il passato influenza e influenzerà sempre il futuro. Da allora di tempeste ne abbiamo affrontate tante, ma nonostante il fatto che le tempeste, come i tramonti, sono sempre diverse le une dalle altre, siamo ancora qui a guardarci oggi negli occhi, a dialogare con un destino che nessuno potrà mai condizionare, ma con un destino che saprà però ascoltare. Non è mai stato facile per noi, e per noi, ricordatevelo e ricordiamocelo sempre, non sarà mai facile. Sono in molti quelli che vivono aggrappati alle nostre scelte. Sono in molti quelli che non riescono neanche a copiarci. Sono in molti quelli che cercano di tentare di fare loro le nostre iniziative, e sono in molti quelli che vorrebbero oggi stare qui al vostro posto. Alcune persone del nostro settore, lo voglio dire con franchezza, svolgono la loro attività come se giocassero a poker. Il giocatore di poker non gioca mai contro il banco, gioca sempre contro gli altri giocatori. Il casinò, infatti, poi prende sempre una percentuale. Credo di essermi spiegato bene. La sola apparenza, fine a se stessa, viene sempre nel mondo della comunicazione spazzata via dalla prima grande onda. Il mare è l'unico elemento che non ammette bluff, né finzioni, né scorciatoie, né ipocrisie. La comunicazione senza visione, senza una visione politica, è come una bellissima donna o un bellissimo uomo, privi però di intelligenza, privi di stile, di lungimiranza e autorevolezza. In questi lunghi anni ho ed abbiamo sempre cercato, con l'esempio quotidiano, di mostrarvi sempre la strada, percorrendola però sempre insieme. Ora vi svelerò un segreto, una cosa che non si insegnano nei templi. Gli dèi ci invidiano, come disse Achille a Briseide nel film Troia. Ci invidiano
perché noi siamo mortali, perché ogni momento può essere l'ultimo per noi. Ogni cosa è più bella per i condannati a morte. E tu, Briseide, non sarai mai più bella di quanto sei ora. Questo momento, disse Achille, non tornerà mai più. Ed io, rivolgendomi a voi, dico: ricordatevi questo momento, perché non tornerà mai più. Ora dobbiamo chiederci se siamo quelli di prima, ma dobbiamo anche darci una risposta interiormente e silenziosamente onesta. Questo è il nostro segreto, quello di dire a noi stessi se siamo cresciuti come persone, dando così un senso alla nostra vita e alla nostra attività professionale. Dobbiamo chiederci ora se abbiamo la forza per affrontare i prossimi duri anni di cambiamento del settore, se abbiamo qualità, carattere, professionalità, desiderio, istinto, lungimiranza, coraggio per continuare ad essere dei visionari e dei sognatori, come i nostri padri fondatori che il 19 dicembre del 48 fondarono la Fabbia. E conseguentemente dobbiamo scegliere le persone migliori per i prossimi 4 anni. Come dicono negli Stati Uniti, il lavoro non sarà mai finito, concluso e terminato finché non sarà finito, perché non dobbiamo mai dimenticarlo. Noi siamo al servizio delle donne e degli uomini che rappresentiamo. Due numeri. 852 trasmissioni televisive e radiofoniche, il 70% delle quali in diretta. Secondo voi è solo vanità? 4.800 articoli sui quotidiani nazionali dal 2018 al 2022, per non citare le altre migliaia di articoli che parlano di noi dal 2000 al 2018, che parlano di noi, dei nostri risultati raggiunti, a tutela della categoria, sono stati soltanto uno strumento, vi chiedo, per apparire. Ogni anno mi danno come candidato in politica, e sapete perché? Solo perché vogliono prendersi i nostri iscritti. Tutto il lavoro fatto è stato messo al servizio di ognuno di voi per garantire ad ognuno di voi un'importante dimensione sia all'interno sia all'esterno del nostro settore. Dal 2010 ci hanno provato in tanti NABI. Qui ci sono presenti illustri presidenti del CASL. Ci hanno provato in tanti a far passare nei rinnovi dei contratti nazionali delle forzature, loro fanno i loro interessi, a danno delle lavoratrici e dei lavoratori, ma come avete potuto toccare con mano non ci sono riusciti. Volevano i prepensionamenti obbligatori, volevano la parte economica dello stipendio metà fissa e metà riconducibile soltanto ai risultati commerciali ottenuti, volevano la libertà più assoluta nelle esternalizzazioni, volevano togliere l'indennità di cassa, volevano imporci la mobilità selvaggia, volevano eliminare i contratti integrativi aziendali. Non ci sono riusciti. Anzi, abbiamo ottenuto uno strumento socialmente fondamentale, il Fondo per l'Occupazione Giovanile, che ha garantito oltre 40.000 nuove assunzioni. E gli aumenti economici dei contratti sono sempre stati per noi più che dignitosi. Il sindacato deve avere l'obiettivo, un unico obiettivo, di tutelare le persone che rappresenta attraverso accordi aziendali e di gruppo, ma non c'è scritto, ascoltatemi bene, da nessuna parte che abbiamo l'obbligo di firmare accordi in palese violazione del contratto nazionale. E che inevitabilmente danneggiano le persone che rappresentiamo. Spesso è più potente e decisamente più convincente l'assenza di una nostra firma rispetto ad un'eventuale firma di cui non siamo pienamente convinti. La gestione dei cambiamenti deve essere sempre condivisa, ricordando che ogni decisione presa può arrecare danno alle persone che rappresentiamo. E questo va assolutamente evitato.
Il patrimonio che lasciamo al vostro giudizio quando il 16 di giugno, al termine del congresso, ognuno di voi potrà valutare attraverso il voto segreto, è un patrimonio che ha garantito, ricordatevelo bene, sicurezza economica e agibilità sindacale ad ogni nostra struttura provinciale, che ha garantito una identità come Fabi, conosciuta all'interno ma oggi conosciuta anche all'esterno del settore, un patrimonio che ha arricchito personalmente tutti, nessuno escluso, interiormente e professionalmente. Non sono mai mancati ai SAB contributi economici e permessi sindacali, né distacchi ai coordinamenti, consulenze e assistenze legali. La federazione, tutta la segreteria nazionale ha sempre tutelato i nostri dirigenti e i nostri iscritti. Non ci siamo mai fermati neanche durante il Covid, sottoscrivendo protocolli a tutela di chi era esposto in prima linea. Abbiamo portato al Parlamento le pressioni commerciali. Da allora trasformate, da quel momento trasformate da un problema di carattere sindacale come volevano le banche a un enorme problema di carattere sociale come realmente sono, perché colpiscono anche la clientela. Abbiamo realizzato importanti analisi e ricerche, ci siamo occupati di risparmi, di inflazione, di usura, di educazione finanziaria, argomenti ripresi decine di volte dai telegiornali nazionali in prima e in seconda serata, in prima serata con milioni e milioni di telespettatori, è diventati, questo è il bello, oggetto di dibattito pubblico. Per rimanere in contatto con ognuno di voi ci siamo inventati Fabio on the road da remoto, ci siamo inventati la primavera delle banche, con convegni in diretta sulle televisioni, parlando di digitale e smart working, di previdenza, di sicurezza sul lavoro, di aggregazione e nuove tecnologie, parlando e affrontando i problemi delle lavoratrici e dei lavoratori delle banche di credito cooperativo ed esattoriali. Ai due consigli nazionali di Milano, al Palazzo del Ghiaccio, hanno partecipato oltre 4.000 dirigenti sindacali. Abbiamo organizzato 7 tappe del corso di public speaking, coinvolgendo più di 1.000 dirigenti sindacali per insegnare ai nostri dirigenti come si parla in pubblico, e abbiamo creato sulla rete televisiva Class, presente sui canali Sky, un approfondimento settimanale su diversi problemi che colpiscono i lavoratori e la clientela. Siamo riusciti, e questo per noi e per me è un motivo di orgoglio, è uno degli aspetti più importanti, a far sì che ogni nostro dirigente conoscesse tutto quello che avviene in ogni altra azienda. Non bisogna mai nella vita, lo dico a me stesso, prendersi troppo sul serio, ma è fondamentale però sempre dare il massimo di noi stessi. Noi l'abbiamo fatto. Vi posso però assicurare che senza la Fabi, qui mi avvicino, vi posso assicurare che senza la Fabi nessuno sarà capace di andare mai da nessuna parte. Nessuno si illuda del contrario. Lo possiamo dimostrare in un qualunque momento, perché conosciamo bene il tallone d'Achille dei nostri pochi detrattori. Qualcuno dall'intelligenza dubbia ci vorrebbe alla posizione. Quale occasione migliore sarebbe per noi conquistare 20.000 iscritti in un più e rendere ingestibile, presidente Patuelli, il settore? Siamo pronti anche a questo, siamo pronti, se dovesse servire, a diventare feroci. Ma lavoriamo giorno per giorno, credendoci fortemente per l'unità sindacale, sia in ABI, dove i rapporti tra noi, tra i segretari generali, sono ottimi, sia nei gruppi, dove i rapporti fra organizzazioni sindacali devono migliorare. Per convincere Banca Intesa, questo è un passaggio politico fondamentale, a rientrare nel comitato sindacale di ABI sarà fondamentale, dal mio punto di vista e dal nostro punto di vista, che ABI, e non io o la Fabi, costruisca insieme ad Intesa un percorso interno alla stessa ABI, dove sarà fondamentale la presenza qualificata di personaggi che conoscono il mondo delle relazioni sindacali.
noi non abbiamo voglia di perdere tempo, abbiamo soltanto un obiettivo: portare a casa un contratto nazionale per la categoria, mettendo, ascoltatevi bene, in condizioni i sindacati aziendali di gruppo di svolgere al meglio la loro attività, con regole chiare e trasparenti. Se il gruppo Intesa deciderà di non rientrare nel comitato sindacale di ABI, ci sarà il rischio concreto che nell'attuale clima di competizione economica e politica fra gli stessi gruppi qualcuno possa seguire Intesa e uscire dal CASL. Sarebbe un danno enorme per tutti, ma ripeto, il percorso e l'iniziativa devono essere prese e tracciate da ABI subito. La parte economica del nuovo contratto è attesa da tutti i lavoratori bancari, costruita sia sul recupero dell'inflazione sia sulla nuova importante redditività delle banche, che proseguirà sicuramente anche nei prossimi anni. Per dire no alle nostre richieste economiche serviranno delle motivazioni serie, che però oggi non esistono, e conseguentemente non accetteremo mai delle motivazioni basate su pregiudizi e bugie. Dobbiamo essere sempre pronti a scendere in piazza. Nel 2022, vi do solo questo dato ma estremamente significativo, le banche hanno realizzato più di 25 miliardi di euro di utili. Per la parte normativa del nuovo contratto le banche chiederanno più flessibilità da condividere in sede aziendale e di gruppo. La partita si giocherà tutta su questo terreno. Questo è il terreno dello scontro o dell'incontro, a seconda di come saranno gestiti gli eventi, perché le banche hanno l'assoluta necessità di cambiare al proprio interno l'organizzazione del lavoro, adattandola ai loro modelli di business, che sono diversi da azienda a azienda. I tempi della trattativa dipenderanno dalle capacità professionali delle singole persone che siederanno al tavolo. Più saremo determinanti e preparati su tutti gli argomenti, più prima arriveremo positivamente a Dama, e questo vale anche per la nostra controparte. Più sapremo comunicare con i lavoratori e con la pubblica opinione, e prima chiuderemo positivamente la vertenza. Anche questo vale per la nostra controparte. Gli egoismi di bandiera presenti sia nel sindacato sia nelle banche dovranno essere messi da parte. Certamente non sarà facile, ma mai niente è stato facile per noi. Alla fine, ve lo assicuro, ce la faremo e ne usciremo positivamente. Abbiamo deciso di invitare tutti i leader dei gruppi bancari, i responsabili delle relazioni sindacali e del personale, che ringrazio uno a uno, a cominciare da Alfio Filosomi, con il quale ho avuto più di un problema. Credo di aver chiarito con lui tutto e credo di con lui di ricominciare una nuova pagina di una nuova storia personale e professionale. Perché ognuno di voi si faccia un'idea, abbiamo invitato tutti questi personaggi, perché ognuno di voi si faccia un'idea precisa e non superficiale di come stanno realmente le cose nel settore. Nei prossimi 4 anni il gruppo dirigente che guiderà l'organizzazione dovrà rispettare 6 fondamentali valori, che sono: punto primo, l'autonomia dei sub. Qui ci abbiamo presente il nostro ex segretario generale che ha fatto la storia dell'organizzazione, Carlo Giorgetti, che un giorno mi disse prima dei gruppi c'è l'organizzazione e l'autonomia politica dei sub. Una crescita qualitativa e professionale del proprio gruppo dirigente ad ogni livello, una presenza femminile sempre più autorevole e qualificata,
una presenza sempre più numerosa di giovani all'interno dell'organizzazione e confermare tutti insieme quel coraggio, quella determinazione, quel senso di appartenenza, quella lungimiranza politica che ci hanno fatto emergere fino ad oggi. Mai, mai, lo dico tre volte, mai ho interferito nelle trattative e nelle situazioni dei gruppi bancari. I nostri coordinatori hanno sempre agito con senso di responsabilità e con senso di appartenenza insieme ai nostri segretari nazionali. Sono sempre stato a loro disposizione insieme alla segreteria nazionale e tutti, ma proprio tutti, nelle fasi calde delle trattative, prima della firma, mi hanno e ci hanno sempre interpellato a qualunque ora del giorno e della notte. Sono loro, i coordinatori, i primi testimoni che non ho mai fatto forzature di alcun genere, se non quelle di rispettare sempre le norme del contratto nazionale. Abbiamo insieme reso moderno e innovativo un sindacato con persone di prim'ordine, donne e uomini brillanti che hanno lavorato sodo per l'organizzazione. Non è mai mancata la chimica fra noi ad ogni livello. Abbiamo dimostrato che quando voglio vado sempre fino in fondo alle situazioni. Non temo nessuno, ma allo stesso tempo rispetto tutti ed agisco solamente quando i lavoratori subiscono ingiustizie e quando viene attaccata la nostra organizzazione. Siamo una delle poche organizzazioni in Italia, ma non soltanto del nostro settore, fra sindacati e partiti, ci metto pure i partiti in mezzo, dove i vertici ad ogni livello nazionale, regionale e provinciali sono realmente rappresentativi della base. Quando dal 2000 al 2010 eravamo politicamente ininfluenti, delegando così ad altre organizzazioni le nostre responsabilità, i nostri doveri e anche il nostro ruolo delegavamo, eravamo simpatici a tutti. Ci consideravano un gigante, ma con la testa politica di un nano. Un gigante perché da sempre i più rappresentativi, politicamente un nano perché erano altri che decidevano per noi. Quando in ABI e nei gruppi bancari abbiamo ripreso con questo gruppo dirigente in mano la situazione, siamo diventati antipatici automaticamente ad alcuni. Ora anche questo, ricordatevelo bene, per ritornare a essere simpatici, apprezzati da tutti, dovremmo ritornare al periodo 2000-2010, quando dipendevamo dalla scelta degli altri. E infatti nella storia dell'organizzazione i guai maggiori introdotti nei contratti nazionali si sono realizzati quando la FABI viveva in un proprio limbo. La tavola rotonda prevista fra i segretari generali e il presidente del CAS dell'area della Riva sarà fondamentale per tutti noi, perché io stimo i miei colleghi di segreteria generale e non ho nessuna invidia né gelosia nei loro confronti, anzi li rispetto come persone e come leader. E vi chiedo un applauso. Le invidie, le gelosie, pausa. Le lettere anonime non hanno mai spostato niente nella vita. Se le porta via il fern, il caldo vento del nord, e se le porta via la vostra intelligenza. Dobbiamo evitare ogni tipo di errore per le persone che rappresentiamo. Questo vale per i rappresentanti delle banche, ma anche per il sindacato, perché gli errori possono far male alle persone. Vi svelerò ora un ultimo segreto. Ringrazio ognuno di voi non soltanto per il lavoro fatto e per i risultati ottenuti, ma vi ringrazio anche perché attraverso voi ho scoperto una vita che ha superato ogni mia immaginazione. Ne esistono due tipi di errori. Ci sono quelli che fanno male alla pelle, ma ci sono anche quelli, i più importanti, che possono far male al cuore, perché possono cambiare il corso delle nostre esistenze. I 75 anni della nostra vita rappresentano soltanto un numero, l'età è sempre soltanto un numero. È l'età di ognuno di noi la vera energia di questa organizzazione. Chi teme la proprietà ha soltanto paura di vivere.
insieme, sono certo, ce la faremo, non abbiamo nessun dubbio in merito. In 30 minuti ho cercato di comunicare perché il nostro destino passa attraverso le nostre scelte e le nostre mani. Vi ringrazio per avermi ascoltato, auguro buona fortuna a tutti voi e alle vostre famiglie e permettetemi... E permettetemi di inviare un bacio a mia figlia Lavinia, che è presente oggi tra voi in sala.